Oggi parliamo di un argomento molto interessante, il disturbo dissociativo dell'identità. Non vi suona nessun campanello? Probabilmente qualcuno di voi l'avrà sentito nominare come disturbo da personalità multipla. Si tratta di uno dei disturbi che nel corso della storia e addirittura prima di diventare una patologia ufficialmente riconosciuta nel 1980, non poteva fare a meno di affascinare chiunque ne venisse a conoscenza. E perché no, dopo tutto? Non è forse affascinante pensare che in un singolo individuo possano esserci più persone differenti? E non è forse affascinante pensare che in uno stesso individuo possa esserci una personalità malvagia e meschina che si contrappone a un'altra virtuosa e del tutto ignara di questa pericolosa antagonista? Ovviamente, come spesso capita, la realtà è molto più complessa di così. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è il disturbo dissociativo dell'identità? Secondo il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, che per gli psicologi è come una sorta di dizionario, se vogliamo dire così, che raggruppa tutti i disturbi e ne definisce i sintomi, la caratteristica fondamentale del disturbo dissociativo dell'identità è la presenza di quelli che vengono definiti stati d'identità. Ora, molti potrebbero essere portati a credere che ciascuna delle personalità che presenta il paziente sia una vera e propria persona, siano persone separate fra loro. Questa percezione è sicuramente favorita da quella che Putnam definisce illusione di separazione. Ciascuna identità si comporta come se fosse un'entità separata dalle altre, al punto tale che può arrivare a boicottare le azioni delle altre identità. Vi faccio un esempio. In un caso in cui una paziente aveva subito un abuso sessuale, dopo che una delle identità si era attivata per chiamare la polizia, un'altra invece aveva cancellato tutte le tracce della violenza subita. E questo ci porta a un altro punto fondamentale di questo disturbo, ovvero che quando un certo stato di identità prende il controllo del corpo, ne controlla il comportamento basandosi su quelle che sono le proprie caratteristiche, anche i propri scopi e le proprie capacità. Pensate a un'identità bambina, quindi che è molto piccola, non saprà fare certe cose, per esempio guidare un'auto, anche se il corpo del paziente è più grande e se altre identità magari sanno invece guidare o fare questo genere di cose. Le identità infatti si differenziano molto fra di loro, per esempio vi ho parlato dell'età, ma ci sono identità più aggressive, altre più sottomesse. Tra queste, quella che è presente per la maggior parte del tempo a controllare il corpo viene chiamata host, mentre le altre sono definite alter. Questo ci porta a un'altra domanda fondamentale. Le identità si conoscono fra loro? Dipende. Ci sono dei casi in cui le identità si conoscono e condividono le informazioni e altri in cui invece non si conoscono e sono ignare dell'esistenza l'una delle altre. Normalmente la personalità host non conosce le altre identità, mentre è più probabile che gli altri si conoscano. Questo ha un forte impatto sulla memoria del paziente, infatti ogni identità ricorderà solo gli eventi a cui era presente, quindi quando era o a controllare il corpo o era presente come osservatore, quindi non controllava ma vedeva come un passeggero quello che faceva un'altra identità. Per il resto, invece, ci saranno dei vuoti di memoria, dei buchi, dei periodi in cui ciascuna identità non era presente. Ad esempio, il paziente potrebbe ritrovarsi in un posto e non ricordarsi come ci è arrivato, perché ci è arrivato mentre era in un altro stato di identità. Potrebbe trovare degli oggetti in posti dove non ricordava di averli messi, perché è stata un'altra identità a metterli lì. Ma da cosa potrebbe mai svilupparsi un disturbo così particolare? Secondo la maggior parte degli studi, il disturbo non sarebbe altro che un meccanismo di difesa estremo, messo in atto quando, soprattutto in età infantile, i bambini con una certa predisposizione si trovino a subire dei traumi, traumi molto gravi e ripetuti a lungo nel tempo. Di solito, una delle possibili risposte a traumi così gravi è quella che si chiama dissociazione, quindi un meccanismo che consente di distanziarsi da una sofferenza così grande da non poter essere gestita. E, secondo alcuni studiosi, il continuo ricorso in questi bambini alla dissociazione impedisce di strutturarsi all'identità. E con il tempo, quindi, diversi aspetti dell'esperienza rimarrebbero, diciamo, separati, si parla in gergo, diciamo, di compartimentalizzazione, senza che queste varie parti si riescano ad integrare, a mettersi insieme. Tutta questa dissociazione ha la precisa funzione di difendere la personalità host, che normalmente è, possiamo dire, la personalità originale dell'individuo.
le personalità che si formano si prendono carico del dolore e del trauma, facendo in modo che la personalità host non se lo ricordi e quindi sia, diciamo, protetta. Ma dopo che si forma la prima identità, che di solito è un'identità di un bambino, proprio perché si forma in quel periodo lì dell'infanzia, si formano via via altre identità per fronteggiare le sfide della vita quotidiana. Così ci saranno identità che emergono quando c'è bisogno di fare, per esempio, un lavoro, quando si va a lavorare, identità che emergono quando vanno gestite relazioni, anche per esempio relazioni romantiche, identità più aggressive che rispondono alle minacce e così via. Infatti questa teoria è confermata dal fatto che le identità non prendono il controllo a caso, ma appunto quando c'è una situazione che richieda le loro precise competenze. Per farvi capire meglio, invece di usare le mie parole, vi leggo una citazione fatta da una paziente che, dopo anni di terapia, è riuscita ad avere una maggiore consapevolezza del proprio disturbo. Una delle sue identità dice questo: «Eravamo una teenager cordiale e divertente, e poi un attimo dopo potevamo appenderti al muro. Diventavamo forti, picchiavamo, eravamo impertinenti, vulnerabili, affabili, pericolosi, noti per essere al limite della malvagità. Davvero brillanti, davvero stupidi, qualunque cosa avessimo bisogno di essere. E c'era una cosa su cui eravamo d'accordo. Dovevamo restare vivi». Ci sarebbero certamente centinaia e centinaia di cose da raccontare su questi pazienti, ma mi piacerebbe concentrarmi un attimo su un aspetto, che è quello che più spesso viene rappresentato nei film e che rischia di far avere un'idea sbagliata di queste persone. Mi riferisco al fatto che nella maggior parte dei film i pazienti con disturbo di personalità multipla abbiano un'identità malvagia e criminale e quindi vengano rappresentati come individui pericolosi per gli altri. In realtà gli studi, soprattutto quelli più recenti, in letteratura ci dicono che questa è una rappresentazione non del tutto corretta. Anzi, questi pazienti rischiano molto più di essere vittime di reato più che autori. È facile capire perché. Lo stesso meccanismo di dissociazione e di switching, quindi di passaggio fra le varie identità, che dovrebbe proteggerli, rischia di metterli a rischio. Ogni identità, abbiamo detto, ha accesso solo a pochi ricordi della vita dell'individuo. Quindi un paziente sarebbe meno in grado di riconoscere un pericolo, perché non sarebbe capace di imparare dall'esperienza. Vi faccio un esempio. Se un nostro conoscente ci facesse del male, eviteremmo di avere con lui altri contatti. Ma un paziente con disturbo dissociativo dell'identità potrebbe trovarsi nella situazione paradossale in cui una delle sue identità, per esempio l'identità host, conosce gli aspetti positivi di questa persona, perché è presente solo nei momenti normali, mentre un'altra identità, chiamiamola B, viene fuori solo quando questa persona diventa violenta. Ora, se non c'è comunicazione fra queste identità, come è nella maggior parte dei casi, la personalità host non saprà mai che quella persona è pericolosa e va evitata e continuerà ad andare a trovarla, mettendosi via via in pericolo. Mentre l'identità B, che sa che la persona è pericolosa, non potrebbe emergere se non quando inizia ad esserci la violenza, perché il suo ruolo le consente di uscire solo in quel momento, quando ormai è troppo tardi. E quindi tutte quelle storie in cui una persona col disturbo commette un reato sono inventati di sana pianta? Certo che no, semplicemente rappresentano una situazione che è più un'eccezione che la regola. Tenete conto che in quasi tutti i pazienti c'è almeno un'identità particolarmente aggressiva, che contiene, diciamo, il custode dei sentimenti aggressivi e di rabbia causati dagli abusi. Abbiamo detto che le identità emergono quando c'è bisogno di loro, e le identità aggressive di solito emergono per proteggere da una minaccia percepita. Una cosa interessante, e che dimostra come questi stati di identità non siano identità complete e quindi abbiano accesso solo a poche informazioni, è dimostrata dal fatto che a volte le identità possono fraintendere delle espressioni e interpretarle come minacce. Durante una seduta con lo psicoterapeuta, al paziente viene detto, appunto dal clinico, di dare un calcio all'argomento, intendendo dire «passiamo oltre». L'identità aggressiva di questo paziente, sentendo questa frase, l'ha interpretata come una minaccia, adesso mi darà un calcio, e quindi è emersa e ha preso il controllo del corpo afferrando il terapeuta per il collo, per difendere l'host e in generale tutto il sistema di identità da quella che era chiaramente una minaccia per lui.
perché non riusciva a collocarla nel contesto della terapia, dal momento che non partecipava a quel contesto lì, era assente. A questo punto potremmo chiederci se c'è un modo per guarire da questo disturbo o se i pazienti affetti da personalità multipla sono costretti per tutta la vita a vivere un'esistenza di buchi di memoria e azioni incontrollate. È molto difficile il percorso di guarigione, comprende molti anni di terapia, ma è dimostrato che si riesce a guarire. Guarire cosa significa? Riuscire a prendere le varie identità e a integrarle insieme, quindi a partire da tanti frammenti di personalità e trasformarli in un'unica personalità, mettendo insieme i ricordi, le capacità, le conoscenze. Si cerca insomma di aprire le porte della memoria. Certo, questo è un lavoro molto difficile, si parla di portare a galla anche ricordi molto dolorosi e traumatici. Non sempre si arriva a un'integrazione completa, ma sicuramente si riesce ad aiutare questi pazienti ad essere più funzionali e soprattutto ad evitare di essere vittime del proprio disturbo e quindi di mettersi anche in pericolo. E così si conclude questa introduzione al disturbo dissociativo dell'identità. Contate che è molto ristretta e semplificata, ma se c'è qualcosa in particolare che vi ha incuriosito e che vorreste approfondire, chiedetelo nei commenti. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima!